Carlo Di Cesare, questo progetto con il CNR in partnership col Comune diventa una realtà e in che termini? Beh, oggi è, diciamo, l'8 novembre fu firmata la convenzione, 8 novembre 2013 è stata firmata la convenzione col CNR con la definizione di linee di attività da mettere in campo. È un'occasione importantissima perché il centro servizi servirà al territorio perché diciamo, innovazione e ricerca verranno messe a disposizione delle imprese per aumentare la loro competitività sui mercati, quindi innovando sui prodotti e anche sui processi. Quindi questa è un'occasione importantissima per il territorio, quindi questa di oggi è la prima uscita pubblica del centro servizi con questo progetto che prevede un incoming di una delegazione di canadesi qui sul territorio per insomma, creare opportunità di sviluppo. Poi ci spostiamo su Expo per incontrare i parchi tecnologici italiani più importanti sulla ricerca, quindi il CNR che supporta il territorio ritengo che sia una cosa fondamentale per Foggia. Questo significa fare della città un polo attrattivo anche di investimenti, di occupazione. Avete già un'idea di cosa potrà sviluppare da qui ai prossimi 5 anni, per esempio? Beh, il centro servizi DAT si candida a Smart Puglia 2020, quindi riferimento per settore agroalimentare sul territorio, ma anche per Europa 2020, attraverso possibili canalizzazioni di finanziamenti su Horizon 2020. E, ripeto, portare sul territorio un soggetto come il CNR è importante per l'innovazione di processo e di prodotto per le imprese e quindi è un utile strumento per la competitività delle imprese stesse. Stakeholders locali? Beh, ci sono, c'erano già stati colpiti, adesso sicuramente ci saranno anche con il CNR, ma anche con l'Università di Studi di Foggia e anche con gli altri interlocutori del territorio. Cioè, tradotto in pratica e chiudiamo, c'è una sensibilità dell'imprenditoria foggiana, per esempio, a questo progetto che voi state mettendo in campo? Beh, se non c'è stata finora, perché ovviamente il CNR non si è ancora stabilmente insediato, perché manca ancora un mese o due perché si insedi presso la cittadella dell'economia, ovviamente come fatto fisico, diciamo, però in termini di relazioni questo già è avviato e ritengo che per il futuro sia più consolidata la proposta, diciamo.